A distanza di 15 anni lo abbiamo rintracciato all'interno dell'abitazione di un soggetto già indagato da noi per traffico di sostanze stupefacenti. Per cui l'ipotesi è che questo violino per 15 anni abbia circolato per tutto il mondo prima di arrivare qui a Parma e che probabilmente era alla base di traffici illeciti, tra cui anche il traffico di sostanze stupefacenti. Questi obiettivi sono stati raggiunti grazie alla collaborazione con l'Interpol. Siamo riusciti a trovare la vecchia denuncia di furto e grazie soprattutto all'intervento di un consulente tecnico che ci ha fornito tutte le risposte che il caso meritava. Penso da sempre che ogni strumento sono come se fosse persone, no? Quindi ogni strumento è diverso, ha il suo carattere, personalità, quindi ogni incontro per me è speciale e quindi incontrare uno strumento così con questa storia incredibile dietro è veramente molto emozionante. Una riaffermazione della legalità, ma anche e soprattutto la liberazione di un suono magico che era stato sottratto al mondo e che noi altri, grazie all'attività di polizia giudiziaria che è stata condotta sotto la direzione della Procura ed è stata eseguita dalla squadra mobile, siamo riusciti a riportare. E grazie anche alla disponibilità della proprietà siamo riusciti a far ascoltare per la prima volta, dopo il furto che è avvenuto 15 anni fa, per la prima volta alla comunità di Parma.